Buonasera a tutti. Vi porto i saluti della dirigente scolastica, la professoressa Cesira Militello, che purtroppo per impegni concomitanti non può essere presente a questa lezione. La professoressa Militello ci teneva a far avere il suo sostegno e il plauso per questa iniziativa. Rivolto sia agli organizzatori sia ai relatori che si succederanno in questo ciclo di lezione, ma anche a tutti gli spettatori presenti, per la tenacia e per l'interesse che anche in questa forma stanno manifestando. In questi tempi obiettivamente molto difficili per la scuola, in cui la scuola si sta timidamente riaprendo e non sappiamo per quanto tempo, tempi in cui anche la didattica ordinaria fa molta fatica a mantenersi e a portarsi avanti, in tempi in cui anche la condivisione della cultura è molto difficile, il fatto di condividere assieme ragionamenti, riflessioni, risultati di ricerche, come stiamo facendo adesso, è veramente molto importante. È importante di per sé perché questo è quello che un liceo, in particolare un liceo classico, dovrebbe fare, ma è anche un segno, così, insomma, di buona speranza per il futuro, di buona speranza che, insomma, la vita in tutti i sensi, anche la vita intellettuale, la comunicazione, la condivisione, torni a fluire come prima. Ecco, questo sarebbe molto importante ed è molto bello che si faccia questo. Già l'altro anno dovevamo fare questo ciclo di lezioni, ma abbiamo avuto degli impedimenti molto più pesanti, eravamo anche tutti molto più inesperti sull'organizzazione mediatica di questo evento, e adesso invece ci siamo attrezzati, siamo meglio organizzati e quindi finalmente abbiamo potuto farlo partire. Ecco, grazie a tutti allora per lo sforzo organizzativo, per la dedizione a questo lavoro e per la presenza. Non aggiungo altro. Ci tengo molto a ringraziare la professoressa Anna Crismani che ha organizzato questa serie di lezioni, che è stata insomma un'impresa non semplice di questi tempi, quindi a lei va il merito anche di riuscita a raccogliere un tale pubblico di cui spero di essere vagamente all'altezza. E la ringrazio di avermi invitato inoltre. Ora io presenterò lo schermo, sperando che vada tutto bene. Ecco, spero che si veda. Allora, il titolo di questa lezione, Augusto e il potere delle immagini, è un omaggio a un libro bellissimo che è appunto Augusto e il potere delle immagini di Paul Zanker, che è un libro degli anni Ottanta, ma ancora validissimo per la sua analisi dell'arte di questo periodo. L'età augustea è in effetti per uno storico dell'arte un oggetto di studio meraviglioso, non solo per la quantità e la bellezza delle opere commissionate da Augusto stesso e dalla cerchia dei suoi fedeli nel giro in realtà di pochi decenni, ma soprattutto perché le immagini artistiche, le opere di architettura e le opere di urbanistica di quest'epoca presentano una perfetta coerenza nel linguaggio formale e nei temi iconografici. Tutto, i simboli ricorrenti e lo stile con cui questi simboli sono presentati artisticamente concorre a persuadere attraverso la forza del linguaggio visivo, appunto il potere delle immagini, come lo chiama Zanker, a convincere il popolo di Roma che l'epoca di Augusto è un'epoca di pace, di prosperità, di rinnovato rispetto degli antichi valori e della religione. Questa coerenza e costanza del messaggio dimostrano che siamo di fronte ad una consapevole strategia
culturale e politica, che si serve delle immagini, come anche delle parole dei poeti, che è evidentemente orchestrata ad alto livello, se non da Augusto stesso, sicuramente dalla cerchia di consiglieri e letterati che lo circondano, in primis mecenate. Non si tratta ovviamente soltanto di opere di arte visiva, ma anzi una delle bellezze, delle meraviglie di questo periodo è che le immagini, i monumenti, si rispecchiano perfettamente nelle parole dei poeti, come forse solo accadrà di nuovo nella Firenze del 400, 1400. Ho deciso di concentrarmi principalmente su alcuni aspetti di questo discorso politico che si esprime attraverso veramente mezzi artistici eccelsi. E in particolare mi concentrerò su il Palatino, dove Ottaviano Augusto costruì almeno per due volte la sua dimora e dove si ergeva il Tempio di Apollo Palatino, appunto. Spero che le immagini si vedano, cioè che ho adesso cambiato due volte le immagini, spero che voi le abbiate viste. Se no, questo non accade, avvisatemi. Questa zona di scavi archeologici è stata di recente, proprio negli ultimi 10 anni, diciamo 15 anni, oggetto di studi e scoperte, e dunque mi sembrava utile soffermarmi su queste novità. Nulla di quello che io vi dico è frutto di mie ricerche, perché io non sono un'archeologa, però vi riporto quello che si dice negli studi. E forse anche il complesso del Palatino è quello meno noto tra quelli commissionati da Augusto. Inoltre, trattandosi proprio della casa del Princeps, siamo di fronte a un esempio lampante dell'uso consapevole delle arti visive dell'architettura da parte di Augusto nella sua opera di creazione dell'immagine del Principato. Prima, però, un po' di contesto, intanto di contesto geografico e urbanistico. Il Palatino è il colle che sta, diciamo, tra il Foro Romano da una parte e il Circo Massimo dall'altra, queste sono le due valli, insomma, a destra e a sinistra del Palatino, e è vicino a un antico approdo del fiume Tevere, dove si trova la chiesa di Santa Maria in Cosmedin. Ma anche un po' di contesto storico, perché forse, adesso siamo in 100, io non so quanti di noi si ricordino la storia, che è davvero concitata e complessa, ripercorre molto molto velocemente, anche in modo molto imperfetto, appunto la storia di questi due decenni che vedono appunto Ottaviano diventare il primo imperatore. Tutto comincia all'Eidi di marzo del 44, il momento in cui Giulio Cesare viene ucciso da un gruppo di congiurati. Aperto il suo testamento, si rivela che designato suo erede è il giovane Ottaviano, che era suo figlio adottivo. Ora, da questo momento, sostanzialmente, incomincia un lungo decennio di guerre civili, sostanzialmente per il potere su Roma, che in realtà si somma agli 80 anni precedenti di guerre civili, intestine, fraterne, che si concluderanno solo nel 31 a.C. con la vittoria definitiva di Ottaviano, che nel 27 prenderà il nome di Augusto e da quel momento avrà saldamente nelle sue mani il potere. Nel 43, quindi tornando indietro all'indomani dell'apertura del testamento di Cesare, quindi Ottaviano, che è un nome che noi usiamo, che in realtà è un nome così convenzionale che noi usiamo per distinguere questo primo momento della sua carriera dal momento in cui ottiene il nome di Augusto, Ottaviano, dicevo, si ritrova quindi improvvisamente ad avere un ruolo centrale nello scacchiere politico di Roma e si allea in modo molto precario e con alterne vicende con Marco Antonio, che era più vecchio, era già un politico in generale esperto ed era console insieme a Cesare. I due si alleano per sconfiggere la fazione dei Cesaricidi, che è definitivamente debellata nel 42 a.C., e formano un triumvirato con Marco Emilio Repido, e nel 43 i triumviri redigono delle liste di proscrizione, che sono appunto delle liste di epurazione dei nemici, degli alleati alle fazioni nemiche. Tra le fila di quanti vengono eliminati e che vedono i loro beni confiscati, tra l'altro ci sarà anche Cicerone,
Ma questo è l'inizio della nostra storia, perché Ottaviano si approfitta di queste confische per appropriarsi alcuni lotti di terreno sul Palatino. E sul Palatino incomincia a costruirsi, dal 42 probabilmente proprio, una dimora di proporzioni e di aspetto regali, probabilmente costruita su due peristili, quindi una dimora doppia costruita intorno a due cortili porticati, peristili, secondo un tipo architettonico che Vitruvio associa alle dimore dei re ellenistici. Quindi una dimora sproporzionata per tipologia e per dimensione a un giovane patrizio romano. Si sono conservati alcuni ambienti di questa casa che in realtà nella ricostruzione che vi sto mostrando, appunto la ricostruzione che vi sto mostrando è ipotetica, soltanto le parti in nero sono quelle che in effetti sono emerse dagli scavi. E alcuni di questi ambienti sono sopravvissuti e sono decorati meravigliosamente da pitture che si collocano nel terzo stile, diciamo, della pittura pompeiana, questa è la definizione, insomma, degli studi. E il più splendido di questi ambienti, il cosiddetto studiolo di Ottaviano, si trova al secondo piano di questa prima dimora ed è decorato con architetture fantastiche, a loro volta abbellite da dei fregi dipinti, da degli oggetti lussuosi. In un altro ambiente vediamo sempre delle architetture che annullano la parete in modo molto elegante e dipinte con un pennello veramente raffinatissimo, decorate con maschere e animali fantastici, e anche con degli scenari agresti, delle sorte di santuari agresti, come quello che vediamo qui al centro di questa nicchia. Ecco qui un particolare. Su questo torneremo tra un momento. Si sono anche conservate delle decorazioni in terracotta che probabilmente decoravano il fregio di uno di questi peristili. Sono appunto decorazioni in terracotta che forse erano delle sorte di metope e presentano tutte uno schema piuttosto arcaizzante, cioè due figure affrontate con al centro un oggetto di solito, e le figure stesse sono modellate con molta grazia, ma sembrano evocare opere greche arcaiche o perlomeno della prima età classica, quindi hanno un aspetto appunto arcaizzante. Qui vediamo per esempio due figure che sono ai lati di un oggetto che è un betilo, che è lo stesso oggetto di culto che abbiamo visto al centro del santuario agreste che è dipinto nella parete, in una parete della casa, ed è un oggetto di culto arcaico, aniconico, cioè non mostra la divinità nel suo aspetto antropomorfo, ma forse rievoca l'idea di una pietra caduta dal cielo, che era un antico oggetto di venerazione. In questo caso però questo betilo rappresenta certamente Apollo, perché vediamo che queste due figure stanno decorando questo oggetto sacro con delle bende e con una cetra, che è l'attributo del dio della musica e della poesia, Apollo, e anche con un arco e una faretra, che sono le armi di Apollo. In un'altra di queste metope, che con un'immagine che si ripete più volte, vediamo Apollo nella sua veste più nota, cioè appunto quella antropomorfa, che si contende un oggetto con Ercole. Stanno lottando per il tripode, che è questo oggetto appunto che sta al centro delle due figure, che è un oggetto sacro ad Apollo che si trovava dentro il santuario di Delfi e che Ercole, secondo il mito, in un momento di follia cerca in effetti di sottrargli. La contesa tra Ercole e Apollo è un soggetto piuttosto comune nelle arti figurative antiche, anche per esempio nella pittura vascolare, ma forse in questo caso ha un significato politico. Probabilmente queste lastre, infatti, risalgono a un periodo che possiamo collocare tra il 36 e il 33, e sono anni importanti.
perché in questi anni stanno cambiando i rapporti con Marcantonio. Già il loro, diciamo, la loro alleanza è sempre stata molto instabile. Ma Marcantonio, che aveva sposato la sorella di Ottaviano, Ottavia, si lega a Cleopatra e progressivamente si trasforma in una sorta di re ellenistico egiziano, o almeno così ce lo presenta la propaganda del vincitore, insomma, quindi Ottaviano Augusto. Adotta abiti e modi di vivere orientali, sta lontano da Roma e si presenta esplicitamente come un secondo Dioniso, vestito come tale, entra in trionfo nelle città e dunque i rapporti tra i due incominciano a cambiare. Ottaviano non aspettava altro che un buon motivo per dichiarargli guerra. E in effetti lo dichiara nemico di Roma perché rivela che nel testamento Marcantonio, plagiato dalla regina Cleopatra, aveva designato come eredi i suoi figli. Scusate. Forse la lastra che stiamo vedendo riflette l'inizio della contesa tra i due, perché Marcantonio, prima ancora di identificarsi con Dioniso, con il dio Bacco, si identificava con Ercole, di cui pretendeva di essere discendente, e Ottaviano si identifica con Apollo. E vedremo che da adesso in poi l'identificazione diventa costante ed è proprio al centro del nostro argomento. Infatti già nel 39, quando Ottaviano si era fidanzato con Livia, si era travestito proprio da Apollo nel banchetto con le 12 principali divinità, che era un banchetto rituale che era legato al fidanzamento. In questo periodo, appunto, cambia il panorama politico, cambia il sistema delle alleanze e in effetti cambia anche il progetto di questa casa sul Palatino. Augusto a posteriori ci racconta che nel 36 a.C. cade un fulmine nel centro di questa casa, che era ancora incompleta, e Ottaviano interpreta questo segno come la manifestazione del volere di Apollo, che gli chiede di costruire in questo luogo un tempio a lui dedicato. E in effetti di recente si è potuto verificare che Ottaviano interrompe la costruzione di questa casa, e in effetti forse queste lastre fittili non sono mai state messe in opera, sono state ritrovate, sono state usate come materiale di riempimento per interrare tutto il cantiere della casa, che era in parte terminato, in parte era ancora incompleto, interrare tutto e costruire 7 metri più in alto una nuova casa del tutto diversa da questa. Ottaviano capisce, in qualche modo prevede forse, che deve cambiare la propria immagine pubblica. Infatti nel 31 Marcantonio e Cleopatra sono sconfitti, già lo dicevo, alla battaglia navale di Azio e si suicidano. E in sostanza Ottaviano rimane l'unico al potere e nel 28 viene consacrato questo tempio che aveva promesso sul Palatino, che si trova proprio al centro della nuova casa di Augusto. Una casa che non è più una lussuosa reggia di stampo ellenistico, ma la cui sobrietà è ricordata anche dagli storici antichi. È una casa proprio speciale sobrietà, molto più semplice e molto meno lussuosa di tante altre case di personaggi meno importanti di lui. È una sorta di casa santuario, infatti appunto il Tempio di Apollo è collegato strettamente architettonicamente agli due nuclei, anche qua ci sono due nuclei probabilmente della casa di Augusto, uno privato e uno pubblico. Non resta quasi nulla di questa struttura architettonica, ma le fonti letterarie e qualche opera scultorea ci permettono di ricostruire ipoteticamente questo importantissimo luogo della Roma antica. Intanto possiamo vedere un rilievo che è proprio dell'epoca augustea e che rappresenta in modo allegorico l'arrivo delle divinità apolline sul Palatino. Infatti noi vediamo qui una processione che è guidata da Apollo, la prima figura che arriva, quella più a destra, che porta la cetra, e seguito da Diana e dalla Tona, la madre.
E sono arrivati sul Palatino perché sono accolti da una vittoria alata che sta versando qualcosa su una patera, il piatto rituale che gli porta, che gli porge Apollo. Quindi stanno compiendo una libagione. La vittoria alata sta a rappresentare simbolicamente il tempio, un antico tempio che era dedicato a questa divinità, alla vittoria, proprio sul Palatino. E quindi la divinità, diciamo, come dire, originaria del Palatino, accoglie le nuove divinità apolline che Augusto ha portato proprio su questo colle. Per immaginare come si presentasse il santuario apollino, dobbiamo ricorrere alle parole di Properzio, che nella 31ª elegia del secondo libro descrive proprio l'inaugurazione della piazza che si trova di fronte al tempio e il tempio stesso. Mi chiedi perché ti raggiunga così tardi? È stato inaugurato l'aureo portico di Febo dal grande Cesare. Quindi dobbiamo immaginarci un grande portico dedicato ad Apollo. Era così bello a vedersi, mirabilmente sostenuto da colonne di marmo punico, quindi marmo giallo africano, tra le quali appariva la turba delle figlie del vecchio Danao. In questa ricostruzione, che è ipotetica, vediamo infatti che davanti al tempio, Edes Apollinis, c'è questa piazza porticata, portico delle Danaidi, le figlie di Danao. Per fortuna nostra si sono conservate alcune di queste Danaidi e sono delle statue di marmo nero e di marmo rosso, quindi dobbiamo immaginare una piazza molto preziosa, appunto, con marmi di colori diversi, molto splendente. Queste Danaidi sono rappresentate come delle erme, infatti la parte bassa del loro corpo diventa un pilastro, e hanno anche questo un aspetto piuttosto severo, quasi arcaico, e rappresentano appunto queste statue Danaidi. Anche questo è un riferimento alla vittoria sull'Egitto, perché e indirettamente su Marcantonio, ma non si poteva celebrare la vittoria su un cittadino di Roma, no? Quindi si celebra la vittoria sull'Egitto. Le Danaidi, infatti, erano figlie di Danao che furono costrette a sposare i loro cugini, figli di Egitto, e si vendicarono perché tutte uccisero i cugini la prima notte di nozze con uno spillone che avevano tra i capelli. Quindi è l'immagine della vendetta sull'Egitto. Sentiamo cosa ci dice Properzio del resto di questo complesso monumentale. Qui ho visto una statua marmorea del dio più leggiadra dello stesso Febo, con le labbra atteggiate al canto sulla lira pur silenziosa. Intorno all'ara si potevano vedere effigiati gli armenti di Mirone, quattro buoi, statue dall'artista scolpite, piene di vita. Quindi c'era una statua di Apollo, bellissima, al centro, che possiamo forse immaginare guardando delle monete del tempo, e attorno a questa statua quattro buoi del famosissimo artista greco Mirone, quello del Discopolo, che stavano quindi a simboleggiare il sacrificio. Si sono conservati dei frammenti di una statua che potrebbe essere quella di Apollo, ma insomma, come vedete, non ci aiutano molto a farci un'idea di come fosse. Poi c'era il tempio che era di marmo splendente e, dice Properzio, più caro a Febo di quello della patria Ortigia, quindi della sua isola natale. Sui fastigi di esso è rappresentato il carro del sole. Quindi dobbiamo immaginare che questa piazza ci fosse Apollo al centro, e di nuovo Apollo nella veste di re del sole sopra al tempio. E questa doppia immagine di Apollo nello stesso spazio la troviamo anche in un'altra opera di età augustea, cioè nella corazza dell'Augusto di Prima Porta, dove in alto splende il carro del sole. E Apollo ritorna anche sul fianco di Augusto. Nell'aspetto di Apollo Citaredo, esattamente come era quello della statua del Palatino. Ecco un ingrandimento di Apollo. Cosa ci resta? Ci resta da vedere come era fatto il tempio, quello che possiamo immaginarci, insomma, dalla descrizione. Le porte erano fatte in avorio, quindi anche questo è un materiale preziosissimo.
e rappresentavano la potenza di Apollo nel vendicarsi di chi peccava di empietà contro di lui. E invece dentro alla cella c'erano le statue della divinità, cioè Apollo, ma anche di sua sorella Diana e di sua madre Latona. Ora, non si sono conservate le statue originali, che erano appunto originali greci del IV secolo, ma possiamo farcene un'idea guardando questa base di età augustea che forse le riproduce, e aggiunge una quarta figura, che è quella figura accucciata ai piedi di Latona. Questa quarta figura è stata interpretata come la Sibilla, perché Augusto aveva trasferito i libri sibillini, cioè un'antichissima raccolta di profezie e oracoli molto importante, diciamo, nel propiziare la fortuna di Roma, l'aveva presa, questa raccolta di oracoli, l'aveva portata proprio dentro la cella del tempio di Apollo. Ora, abbiamo detto, nel 27 Ottaviano riceve il titolo di Augusto, riceve la corona civica per aver salvato la Repubblica e i cittadini, e in realtà da questo momento, invece di aver, non ha veramente salvato la Repubblica e le sue istituzioni, perché da questo momento il potere sarà nelle sue mani. Ma incomincia appunto una campagna di restauro anche, diciamo, fisico proprio dei santuari, dei tempi antichi. Ristabilisce, per esempio, antichi riti, antichi collegi sacerdotali, e sembra voler occultare l'autocelebrazione che aveva invece caratterizzato i decenni precedenti. Proprio lui racconta che in quest'anno, anzi lo stesso anno in cui, no, l'anno dopo la fondazione di questo tempio, dice di aver tolto dalle piazze di Roma tutte le statue che lo celebravano, che erano 80, cioè c'erano 80 statue, ancora prima che Ottaviano diventasse Augusto, c'erano 80 statue che lo celebravano in giro per la città. Lui le prende, le fonde e con queste ricava delle offerte votive ad Apollo, cioè dei tripodi. Questo è tutto quello che sappiamo di questo tempio, ma ci possiamo chiedere perché Augusto decide di obliterare e interrare quella vecchia casa e ricostruire proprio in questo punto la nuova casa, la nuova casa santuario. E possiamo chiederci perché questa insistenza sul Palatino. Prima di tutto, Ottaviano era nato sul Palatino, ma non è soltanto questo, c'è un motivo più importante, perché il Palatino è importante, e soprattutto questo lato del Palatino è costellato di memorie dell'antica Roma. Qui si trovava, non sappiamo esattamente dove, ma si trovava certamente su questa pendice del Palatino, il Lupercale, cioè una grotta venerata proprio nell'antichità remota di Roma. Qui si venerava una divinità arcaica che era il Fauno Luperco, che è un fauno lupo. E qui furono ritrovati dal pastore Faustolo, furono ritrovati Romolo e Remo allattati dalla lupa. Nei pressi della casa di Augusto si trovava anche la capanna di Faustolo, che è altresì interpretata come la casa di Romolo, che dove vedete scritto AR, e sulle scale di Caco torniamo tra un momento. Il Lupercale è sicuramente stato restaurato da Augusto, perché lui ci dice questo nelle Res Geste, e di recente è stato ritrovato proprio in questo lato del Palatino una grotta Ninfeo, che alcuni dicono essere proprio il Lupercale restaurato da Augusto. Ma certamente questo luogo antichissimo della memoria di Roma è stato incorporato in qualche modo nel santuario augusteo, come anche è stato incorporato in questo santuario la memoria della prima fondazione di Roma da parte di Romolo, perché proprio il Palatino è stato circondato dalla prima cerchia di mura, quelle segnate da Romolo, la cosiddetta Roma quadrata. E con questo termine Roma quadrata si definiva anche un altare sotto il quale c'era una fossa dove Romolo aveva nascosto gli oggetti rituali usati nella fondazione della città.
E quest'area quadrata fu ricostruita probabilmente da Augusto in mezzo a una terrazza del suo santuario. Quindi la costruzione di questa casa santuario, già in realtà nella prima versione della dimora invece regale di Ottaviano, si sovrappone alle memorie dell'origine di Roma e in qualche modo le incorpora, cioè Augusto se ne appropria. Che questa intenzionale sovrapposizione della Domus di Augusto alle tracce della storia dell'origine di Roma non sia, diciamo, un'invenzione degli storici e degli archeologi, ma sia in effetti parte di questo piano culturale e politico, è dimostrato da l'ottavo libro dell'Eneide di Virgilio, che è il poema fortemente voluto da Augusto, che racconta, come a tutti noto, le vicende di questo eroe che fugge da Troia in fiamme, portando in salvo i penati, cioè la divinità tutelare della città, e il padre e il figlio Iulo. E la gens Iulia, cui Augusto apparteneva per adozione, pretendeva di discendere da Iulo. E dunque il poema di Virgilio celebra il mitico antenato di Augusto, Enea. Bene, in questo libro, nell'ottavo libro, Enea arriva nel Lazio e approda a Roma proprio sotto al Palatino e incontra qui questi originari abitanti dei luoghi che poi saranno Roma, che non sono ancora i romani perché Roma ancora non è stata fondata, e che sono invece degli Arcadi, sono anche loro esuli, sono fuggiti dall'Arcadia. Incontra Re Evandro e questo è un popolo di sobri costumi, un popolo pio di pastori. E che viene sorpreso da Enea nel momento in cui stanno compiendo un sacrificio in ringraziamento ad Ercole. Ercole che aveva sconfitto il mostro che si trovava sotto l'Aventino e che era il mostro Caco. E qui troviamo già un primo riferimento all'area della Domus di Augusto, perché sia la prima casa di Ottaviano che la seconda coincide proprio con le scale di Caco, e in questo toponimo c'era appunto un ricordo di questo mitico re. Evandro poi, nell'ottavo libro dell'Eneide, accompagna Enea a vedere i luoghi a quel tempo ancora incolti che dopo saranno Roma, e mostra ad Enea proprio i luoghi che abbiamo nominato, cioè il Lupercale, che dice essere appunto un luogo di venerazione antico, quindi antico già al tempo degli Arcadi, dove appunto si venerava questo fauno lupo, e dimostra i luoghi della Roma di Romolo, e quelli che saranno i luoghi della Roma di Romolo, che adesso sono dei boschi, delle aree incolte. Questo libro si chiude con una lunghissima descrizione delle armi che la madre di Enea, Venere, chiede a Vulcano, suo marito, di forgiare per Enea, che purtroppo deve imbarcarsi in una nuova guerra prima di vedere finalmente finito, diciamo, concluso il suo destino. Questa descrizione delle armi del Vulcano ci interessa perché le immagini che Vulcano. Scusa, sono troppo avanti. Queste immagini che Vulcano rappresenta sullo scudo sono profetiche, cioè raccontano il futuro di Roma. E quindi quello che deve ancora succedere, e questa storia di Roma culmina proprio col trionfo di Augusto. Noi vediamo raccontato nella descrizione di nuovo Roma e Remo ritrovati nel Lupercale, degli eventi della storia monarchica e poi repubblicana di Roma, e tutto culmina con la battaglia di Azio, che è descritta come uno scontro tra Augusto e gli dei dell'Olimpo, capitanati da Apollo Aziaco, che si scontrano con Marcantonio e Cleopatra, che sono un'orda barbarica e mostruosa, nella quale si mescolano anche divinità orientali, egiziane come Anubi. Ma la chiusura di tutta questa descrizione, che appunto parte da Romolo e si chiude con la battaglia di Azio, è l'immagine che vediamo adesso, che è Augusto, ipse, che è seduto
proprio sulla soglia, la soglia del Tempio di Apollo sul Palatino. Quindi tutta questa lunga, questo lungo excursus che è contenuto nelle immagini dello scudo che ripercorre la storia di Roma culmina con l'immagine di Augusto seduto sulla soglia del Palatino che riceve gli onori che gli porta il popolo. Quindi questo libro ottavo dell'Eneide in sostanza contiene tutta la storia di Roma in una specie di una vertiginosa serie di mise in abim, quindi di racconto dentro il racconto. E gli estremi cronologici sono da una parte il racconto di Evandro, di questo mitico intervento di Ercole contro Caco, e poi all'estremità opposta, nella descrizione delle immagini dello scudo, troviamo Augusto seduto sulla soglia del Tempio di Apollo, che è proprio l'immagine che chiude, quindi suggella questo racconto. Quindi anche qui questa serie di eroi, Ercole, Enea, Romolo, culmina con Augusto, che si sovrappone ai precedenti e porta quindi a compimento i fati. Non ci resta che, in effetti, dire qualcosa dello, non solo del contenuto, ma anche del linguaggio formale di queste immagini, perché anche questo, anche appunto lo stile che caratterizza queste immagini ha una... ha un ruolo fondamentale nel trasmettere proprio questo racconto della nuova età che si inaugura col Principato di Augusta, di Augusto, scusate. Perché abbiamo visto sia queste lastre di terracotta, ma anche il rilievo della, della triade apollinea e anche le altre opere che abbiamo visto, presentano tutto appunto uno stile che è arcaico, con qualche variazione nel senso della grazia e quindi con qualche avvicinamento allo stile classico, ma in effetti presenta proprio delle, delle composizioni anche arcaizzanti, per esempio nel, nel, nell'incedere molto solenne di queste figure, nelle composizioni del tutto simmetrica e regolare che abbiamo visto nelle lastre di, queste, di questa decorazione. E anche appunto le Danaidi hanno un aspetto molto rigido, severo e frontale. E tutte queste sono opere di età augustea, ma in realtà c'erano anche originali greci arcaici che sicuramente si trovavano nel Tempio. Sappiamo che Augusto ha voluto, per esempio, inserire due statue del VI secolo nel frontone del Tempio, VI secolo avanti, ovviamente. E si è conservato, per esempio, anche questo frammento sul Palatino, un frammento di una testa, forse del VI secolo a.C., comunque un originale greco arcaico. Allora, ci possiamo chiedere perché riferirsi proprio a questi modelli, e non soltanto sul Palatino, perché, per esempio, se guardiamo questa statua di Diana, che è di età augustea, stilisticamente ha molti aspetti in comune con un'opera che è proprio della fine dell'età arcaica e inizio dell'età classica, che è l'Atena Faia del frontone di Egina. Per esempio, nelle pieghe a zigzag del panneggio, che sta piuttosto piatto sulla figura, nel sorriso arcaico, nell'incedere rigido, nella pettinatura. Molto di più ha in comune questa statua con questo originale arcaico della fine dell'età arcaica con, rispetto per esempio a un'altra statua che era famosissima a Roma, che rappresenta sempre Diana, ma che è appunto tutto un altro modello, una morbidezza, un dinamismo tipico dell'arte tardo classica ellenistica. Perché scegliere questo stile? Perché si riconosceva allo stile arcaico in effetti un carattere di austera solennità, di sacralità pura, di sacralità originaria, che ben si accorda in effetti alla rivoluzione culturale augustea, che in effetti voleva proprio ripristinare gli antichi riti, i mores maiorum, i sobri e puri costumi degli antenati. E questo stile vuole proprio infondere un'aura di sacralità austera e appunto originaria. Anche la base dell'altare, proprio nel santuario che celebra la battaglia di Azio a Nicopoli, cioè vicino a Azio, vedete che stilisticamente è proprio una ripresa chiara dello stile arcaico. Ma in particolare sul Palatino, questo stile
è diciamo consono a, al complesso monumentale nel quale queste opere si trovano, perché abbiamo visto come questo santuario e la casa stessa di Augusto incorporano queste memorie antiche di Roma e vogliono a queste sostituirsi. E dunque, appunto, queste immagini contribuiscono a presentare questo nuovo santuario come originario, nonostante siano nuovissime. Ecco, volevo chiudere proprio con un paragone brevissimo di un minuto con un episodio che, diciamo, mutato ciò che deve essere mutato, è paragonabile appunto a, questo, a questa costruzione sul Palatino. Cioè quello che accade a Corinto, che è una città antichissima, di nobile passato, celeberrimo, che furata al suolo dai Romani nel 146 a.C., fu rifondata come colonia da Cesare e proprio in età augustea venne ricostruito ex novo il foro. Foro che era decorato con statue come queste, che sia per i temi iconografici che per lo stile si presentano come statue arcaiche greche, penso in modo del tutto evidente. È chiaro che in questo modo il passato glorioso di Corinto e la sua distruzione per mano romana vengono in qualche modo obliterati e sostituiti con questa nuova antichità, come in effetti è avvenuto sul Palatino. Con questo io avrei concluso. Grazie.